hai detto? Che non si aspetta, si adotta. Oh, Ezra! Telefono immediatamente all'agenzia. Ma no, non è necessario, c'è già, è qua fuori. Chi, Ezra? Vuoi dire? Sì, ed è un maschietto, Marion. Oh, ma come hai fatto a combinare così presto? Un'occasione. Un attimo, vado a prenderla. Marion, io non voglio che tu resti delusa. Io non voglio che tu ti aspetti troppo. A me non importa com'è, a me basta che sia il mio bambino. Spero che tu sia convinta. Certo, certo. Ok, ora chiudi gli occhi perché voglio proprio che sia una sorpresa. Posso aprire gli occhi ora? Sì, Marion, ti presento tuo figlio. Avanti da brava, saluta la creatura. Ezra! Non c'è ma che tenga, stiamo parlando di un figlio da 10 anni. 10 anni che me li rompi. Ma se siamo sposati solo da 8. Sì, ma ci stiamo provando da 10. Mi vuoi ascoltare? No, ascolta tu. Tu sei stata senza figli 8 anni. Lui è stato senza mamma per 16, Marion. Ma ti rendi conto? 16 anni senza amore materno. 16 anni senza conoscere le premure di una madre. La dedizione di una madre. Le cure di una madre. Questo povero cosino non ha mai sentito il calore, la dolcezza, le carezze e gli affetti di una madre. Ti sembra un'impiombatura da niente? Marion, dovresti ringraziare il tuo stellone che non ti ho portato un bambino privato di affetto per solo 2 o 3 mesi. Qui hai 2 metri di disaffettato. 2 metri e 10 di ignoranza di cuore di mamma. Del calore dei brodini di pollo della mamma. Oh, guarda. Stanza a mezzo. Si andava via. Ah, non lo domandare a me. Permesso? Un momento. Un momento. Tu mi avevi detto che per consegnare la merce bastava un giorno di preavviso. Io devo averla oggi. Senti, ho anche già messo la pubblicità sulla stampa, capisci? Ma che cosa mi salta in me? Le chiedo scusa, signore. Non potete lavorare altrove? Certamente. Al. Sta tranquillo per i soldi. Li avrà i soldi, te lo prometto. Sì, appena arriva la figlia di mio padre da Miami, sarà qui fra 2 o 3 giorni al massimo, non si deve preoccupare. Sì, l'ho convinto. Che cosa fa? Ci ha detto di lavorare in un altro posto. Via, via, Edward. Al, devo scappare. Allora, senti, tu consegni oggi, ok? Ciao, addio. Non potete lasciarlo qua così. Ma ha ragione, Edward. Cosa fate? Toglietelo di qui! Mamma, mi scusi. Che sta succedendo qui? È terribile. Non so, non riesco ancora a decidere tra giallo coriolano e il beige. Russell, tu quale preferiresti? Beh, questo è il beige che avevi in cucina. E così mi piace il viola, bello. Ma in cosa mi sto perdendo? Ma dico, siamo pazzi! Mamma, ti prego, papà non può... Mamma, ma non possiamo mica lasciarlo qui come una sedia vecchia o un mobile da... Ehi, voi riportatelo dove l'avete preso. Beh, ma vi volete decidere? Riportatelo subito dove l'avete preso! Riportatelo! Ora, va bene, va bene. Dove l'avete preso? Ce lo riportiamo, ci dia tempo, no? Lavorava tanto bene quando non c'eravate, ma guarda un po'. Rat!
curva, okay. Tutto qui. Ok, papà, hai vinto. Hai ragione, non sono nessuno senza di te. Io ti supplico. Io mi trascino carboni ai tuoi piedi, papà. Farò tutto quello che vorrai, papà. Cosa? Dov'è, papà? In camera, a letto. Togliti di mezzo. Ezra, caro, tu che colore preferiresti, il beige o il giallo?